Bentornati nella mia cucina. E bentornati a Cucina con Bia, l'unico show del web mondiale che nutre il corpo. Ma grazie alla chef filosofa più famosa del mondo, Bia Gallo, nutre anche lo spirito. Allora Bia, come stai oggi? Così così. Ma perché? Cosa è successo? Visto l'argomento della puntata di oggi, io ho un po' di saudade. Ma infatti noto che qui abbiamo tutto l'occorrente per un'originale caipirinha brasileira. Esatto. Sapevi che Hegel era malato di caipirinha? Ma no, io che Hegel fosse malato di caipirinha non lo sapevo. La prima versione della fenomenologia dello spirito era intitolata La fenomenologia della caipirinha. Hegel era solito bere 3 caipirinhe per sera, ovviamente a stomaco vuoto. Aia! La prima era la caipirinha della tesi. Si mescolava una, diventava brillo e la sparava grossa su un argomento qualsiasi. E la seconda? La seconda era la caipirinha dell'antitesi. Già ubriaco, non ricordava più cosa aveva detto prima e sosteneva l'esatto contrario. E la terza? La caipirinha della sintesi. Ubriaco marcio, mischiava tesi e antitesi, poi attaccava la briga col primo che passava. La madonna, ma era proprio una testa calda questo Hegel. Una volta lui e Kant vennero alle mani in un pub di Danzica. Anche Kant picchiava duro con l'alcol. Ma io pensavo che almeno Kant fosse un tipo razionale. Ma figurati, pensa che il suo motto era aperitivo categorico. Quanto sei colta, Bia. Comunque, per una caipirinha che si rispette, dovete prendere il lime, lo zucchero, metterlo in un bicchiere e poi pestarlo per amalgamare il tutto. Poi aggiungete il ghiaccio, versate la cachaça e... E dopo io mi sarei permesso di averne preparati 2 per noi. Grazie, caro. Prego, carissima. Un brindisi a Hegel. E alla sua caipirinha. Alla prossima puntata di Cucina con Bia. Cara, ma un cinemino solo io e te? No. Ma perché no? Perché no?